Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi siamo sul circuito di Imola su Project Cars 2 per integrare il video, l'ultimo video che ho fatto rispetto ai consigli di guida per principianti, come mi ha ben suggerito Alessandro, che questa sera è insieme a noi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze. E quindi Alex, analizzando il mio ultimo video, mi ha giustamente consigliato di far vedere praticamente un po' di traiettoria in pista, e la scelta è caduta su Imola per una semplice ragione: perché qui ci sono delle curve abbastanza tecniche, ci sono delle zone tecniche, delle zone veloci in cui si può andare ad analizzare. Io, come vedete in free camera, mi sono messo sopra il tettuccio un po' arretrato, in modo tale che voi possiate guardare effettivamente dove vado a posizionare l'auto, e ci darà una mano Alessandro, per il caro Alex, per integrare un attimino, soprattutto quando siamo in fase di sorpasso. Lo faremo in modo lento per farvi capire dov'è che bisogna adattare il proprio comportamento in pista e quali sono le mosse da anticipare, come dicevo nel video appunto in cui parlavo delle traiettorie. Quindi facciamo un giro, Alex, tranquillo, okay. E faccio vedere ai ragazzi lentamente come si imposta, secondo la mia visione, le traiettorie. Quindi siamo su questa variante, ragazzi. Come vedete, io mi mantengo già a largo. Qui ai 100 metri si alza il piede, solitamente si butta giù una marcia, e come vedete vengo a stringere a sinistra sul cordolo. Perché? Perché devo anticipare sulla curva a destra, e quindi poi verrò qui a cercare il mio punto di corda, che è già qua, in cui io posso già riaccelerare per avere il mio punto di uscita qui su questo cordolo qua. Qui normalmente, visto che è un punto di uscita, sono con le ruote dritte e sono in piena accelerazione. Infatti Alex, in modo naturale, come vedete, mi segue, ma è così che fa anche lui. Per poi arrivare qui al tornantino, che è praticamente a 180 gradi, come vi dicevo, e qui mi fermo, Alex, occhio. Qui è in particolare è un tornante che si può interpretare in più modi. Vi spiego. Qui si può andare letteralmente a stringere, cioè andare larghi e stringere al centro, come sto facendo in questo modo, per poi andare sul mio punto di corda quando vedo l'uscita a riaccelerare progressivamente per avere il mio punto di uscita qui, in cui sono con le ruote dritte in piena accelerazione. Ma è anche vero che questo tornantino qui può essere interpretato, come vi avevo spiegato nel video: posso allungare la mia frenata per poi stringere la mia curva per anticipare il punto di corda e per essere più veloce in uscita. Quindi questi sono dei casi particolari che fanno sì che si riesce a guadagnare parecchio sul tempo sul giro. E quindi di conseguenza bisogna sapere adattare il proprio comportamento anche in base a certe cose. Ma facciamo il giro completo del circuito e poi ci metteremo in situazione con Alex per farvi capire che cosa può succedere in pista e come bisogna affrontarlo. Qui c'è un'altra variante in cui la curva ha la tendenza ad andare poi verso il basso. Qui è molto semplice: ai 50 metri si buttano giù due marce, poi dipende anche dal veicolo. Si sempre alla ricerca del punto di corda qui, d'accordo? Che è qua, e qui già io sono in accelerazione perché il mio punto di uscita sarà qua. Ma devo comunque anticipare pensando già alla curva che c'è lì in fondo. Quindi io verrò a stringere, vedete la traiettoria è molto naturale, cioè nel senso vado largo, stretto, di nuovo largo, e per poi stringere e andare giù in fondo. Ora c'è Alex, si starà annoiando aspettandomi, ma per la spiegazione è importante andare piano. Ho una macchina da 5.000 cavalli e sono qua a 30 all'ora. E quindi anche qui bisogna anticipare, qui addirittura si viene a tagliare sul cordolo, io sono molto largo sulla sinistra, per poi andare anche qui sul cordolo a sinistra, per poi andare a cercare il mio punto di uscita in mezzo a questa variante qua, quindi qui. Ora, è molto basico quello che vi sto dicendo, e le scelte che si fanno in pista, come vi dicevo, è un qualcosa di naturale. Il largo stretto largo è ampia, oltre che alla mia visione, anche l'angolo, e quindi vengo ad abbassare un attimino gli effetti della forza centrifuga, come vi spiegavo nel video precedente. Quindi ancora in modo molto naturale, qui accelero un pochettino perché sennò Alex si impicca, e per arrivare a
un'altra variante, questa è una chicane molto stretta e anche questa viene interpretata in diversi modi. Io vedo parecchie persone che, non so, l'affrontano diversamente. Ci sono persone che arrivano molto molto larghe qua, vengono a tagliare il cordolo qui per poter anticipare, sempre andando a pizzicare il cordolo, per essere, come vedete, come sono posizionato, già sul punto di uscita, praticamente a manetta. Altri invece tagliano di netto sulla destra e quindi sulla sinistra, scomponendo l'auto, e Alex sicuramente potrà confermarlo. L'auto che si scompone non è sempre un vantaggio, pur avendo percorso meno e avendo fatto saltando i panettoni, diciamo, i panettoni con l'auto scomposta magari si perde trazione, quindi bisogna fare attenzione, ma è sempre una questione di scelta. Qui in questa discesa, in questa semicurva a destra, qui bisogna giocare completamente d'anticipo. Vedete, il 100 metri già siete in ritardo, soprattutto con un'auto da 5.000 cavalli, per prendere le parole di Alex. Bisogna frenare molto di anticipo e qui bisogna andare a segare a metà la curva, cioè bisogna venire qui stretto stretto sul cordolo per poi in punto di uscita ritrovarsi qui e essere a manetta. E anche qui di nuovo anticipare, largo, quindi stretto, mi mangiucchio il cordolo per poi andare a mangiare il cordolo a destra qui per essere poi a manetta fino in fondo. Quindi in modo molto rapido ma molto pratico allo stesso tempo vi ho fatto vedere un po' le traiettorie e com'è l'interpretazione. Adesso mi piacerebbe, insieme ad Alex, farvi vedere qualche situazione di gara, e per fare ciò sarà sempre un qualcosa a rallentatore, e ci vediamo alla prossima curva. Ok ragazzi, quindi siamo alla curva, vedete che Alex si è messo in situazione, mi sta facendo la staccata. Io che cosa devo fare per anticipare e sfruttare al meglio le traiettorie? Alex in questo caso è molto stretto, quindi lui dovrà andare ad allargarsi probabilmente, o cercare, vista la prossima curva, di stringere il più possibile. Io molto semplicemente, accodandomi, ho la possibilità di andare a fare la miglior scelta, andando ad anticipare per poi incrociare. Come vedete, Alex è in una posizione che lo sfavorisce. Adesso non siamo in velocità, però tecnicamente l'azione sarebbe questa. Come vedete, la traiettoria, la messa in situazione di attuale, fa sì che Alex sì mi ha fatto l'attacco, però avrebbe dovuto anticipare la curva successiva in modo tale da bloccarmi il passaggio, evitarmi l'incrocio in modo sportivo ovviamente, e poter percorrere la curva successiva in modo tale che lui potesse trovare il punto di corda più rapidamente. È ovvio, qui siamo al rallentatore e provare a fare una situazione di gara a 200 all'ora è complicato, perché Alex lo sa benissimo, siamo in competizione, non è proprio facile così. Però questo era uno degli esempi in cui, per farvi capire che l'anticipo di quello che succederà e di quello che sta per accadere in base alla situazione in cui ci troviamo è di fondamentale importanza. Nella guida, ragazzi, mi permetto di dirlo, tutto è basato sull'anticipo, tutto. Infatti, come vi spiegavo, se voi andate su una curva, accelero un pochettino, e provate a ritardare la vostra frenata solo per guadagnare qualche metro, quello che ottenete è questo: una correzione di traiettoria, il che vi fa percorrere più strada, vi fa perdere tempo e in più impostate male la curva successiva. Quindi di conseguenza l'anticipo qual è? Io freno un pochettino prima, mi vado a cercare il mio punto di corda prima, e così posso accelerare prima degli altri, ed è questo lo scopo. Io terminerei il video facendovi vedere il tornantino, perché ci siamo di nuovo. Il fatto di allungare la frenata in questo caso specifico cosa può ottenere? Se Alex viene a farmi un attacco sulla sinistra, quello che posso fare è che Alex qui mi fa la staccata, lo vedete qui a sinistra, adesso comparirà negli schermi, io ho allungato la mia frenata per ritrovarmi in questa situazione qua, cioè posso accelerare prima di Alex e quindi poter tentare di fare l'incrocio. Quindi questo è anche un modo per anticipare, è un altro modo di interpretare alcune curve. Quindi io ringrazio tantissimo Alex per la collaborazione, io vi ringrazio per avermi seguito un'altra volta, spero che questi esempi pratici siano utili per integrare quello che ho detto nel video precedente, che vi possano essere utili.
Se avete qualsiasi dubbio o non siete d'accordo su quello che ho detto e che vi abbiamo fatto vedere con Alex in questo video, non esitate a lasciare un commento. Se non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, che fa sempre piacere. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris e Alex. Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima.